Network marketing e attivo numero 4. Il potere del tuo network personale. Il potere non è nel prodotto, il potere è nel network. Se vuoi diventare ricco, la migliore strategia è trovare un modo per costruire un network forte, vitale e in crescita. Affiliandoti a una società di network marketing, hai l'opportunità di costruire la tua rete di persone che usano i prodotti o i servizi e marciano tutte, ognuna per i loro obiettivi, nella stessa direzione. L'usare il prodotto è solo un mezzo, il fine è costruire la rete per soddisfare i propri bisogni. Tutto ciò che vuoi dalla vita lo puoi ottenere tramite il network marketing, perché è un business svincolato dalla tua presenza. Lo mette bene in evidenza Ciro Orlando nell'intervista. Dopo un paio d'anni sono arrivato a un punto che ho trasformato totalmente la mia azienda. Tutti i dipendenti che avevo prima sono finiti i contratti, hanno trovato casa in altre aziende e io cosa ho fatto? Ho proprio totalmente cambiato la mia impresa, è diventata un'impresa nel settore edile di servizi. Quindi faccio sempre quello che facevo prima, solo avendo collaboratrici altre aziende. Quindi ho creato un network di aziende che lavorano per me. Come vedete, ho adattato il sistema network marketing all'edilizia. Quindi non ho più dipendenti, quindi meno spese generali, meno tutto, eccetera, meno responsabilità. Quindi responsabilità, adesso non sono più in ufficio. La maggior parte del tempo io sono qui che lavoro, seduto a questa sedia, esco fuori in cantiere solo per prendere aria e per andare a vedere i lavori come vanno, perché mi piace, non perché devo. E come vedi, così è cambiato il mio atteggiamento nel mondo edile. Quindi ho cambiato totalmente tipologia di lavoro, quindi da un'azienda con dipendenti ad un'azienda che ha una rete di imprese. Chi ti informa sull'opportunità di network marketing ti sta dando un enorme potere. Svincolare i tuoi guadagni dal tempo e iniziare ad avvicinare i tuoi soldi alla costruzione di una rete. Sono totalmente fuori strada quelle persone che non solo non si prendono il tempo di valutare qualcosa che non sanno, alcuni pensano anche di fare la carità al networker che li invita. Questa è la massa che non ha il potere di cambiare nulla attorno a sé, ma l'unica cosa che può fare è continuare a lamentarsi. Da un'altra parte, le persone non afferrano ancora il valore del network marketing perché è invisibile, è virtuale, non materiale. Non puoi vederlo con gli occhi perché c'è pochissimo da vedere. È un autentico modello di business dell'era informatica. Per afferrarne il valore non basta che tu apra gli occhi, devi aprire la mente. Non ci sono archi d'oro né sirene verdi che ti fanno cenno perché tu entri nel loro luogo di business. Il business del network marketing è esploso in tutto il mondo, eppure le masse spesso non lo vedono ancora. La massa può anche essere all'interno del business di network marketing, all'interno della tua organizzazione, ed è formata da tutte quelle persone che non credono, perché non aprono la mente, nel potere di creare un network di video in cui divulghi in modo consapevole ed etico il network marketing. E la rete che tu crei, formata dai video che tu realizzi, ha un potere enorme qualsiasi professione tu svolga. Torniamo sempre alla frase già citata in alcuni video del canale dedicato a diventare più consapevoli con i bambini di Divina Recchia. Si sta andando verso la creazione dell'influencer per ogni settore lavorativo. Ricordiamoci che c'è l'influencer della grappa, questo Divina Recchia l'ha citato a Ripartiamo con Paola Triaca e Matteo Dozio. Poi c'è il social farmacista, l'influencer del fisco, l'influencer della psicologia, l'influencer del cibo, Luca Mazzucchelli, che si definisce psicologo atipico, in un'intervista per il canale YouTube Creator Talks, realizzata 2 anni fa, link in descrizione.
afferma che guardare i video è un modo per risolvere i propri problemi rimanendo nella propria zona di comfort. Vuoi sapere cos'è il network marketing? Non hai coraggio di chiederlo? Chi ha mai il coraggio di fare una domanda? Con Dario Ramerini abbiamo scritto anche una favola su questo tema e quindi digiti su Google e ti informi tramite i video. Semplice. Al tempo dell'intervista Luca Mazzucchelli aveva sfornato 800 video, oggi sono molti di più. Io sono molto grato al content marketing, nello specifico al video marketing. Io ad oggi ho 800 commerciali, non 800 video, che 24 ore su 24 vanno in giro per il web, intercettano e informano persone in target. Tanta roba. Sai com'è andata nei miei confronti? Con i colleghi dell'organizzazione di network marketing avrebbero dovuto darmi supporto. Video significa pubblicità, informazione corretta. Allora ringrazio Ania Schwarz che mi ha concesso un breve dialogo al seminario. Ania è l'atteggiamento in persona, così come la disponibilità e la professionalità di Pasquale Buonamassa, Samuele Zoccarato e Mattia Capitanio, che mi hanno concesso l'intervista al seminario. Per il resto è andata così. 1. 2 ore di formazione un sabato pomeriggio, promosse e organizzate dalla mia squadra sull'argomento, come sviluppare la tua attività con i social network. 2. L'oratore di questa formazione di un sabato pomeriggio soleggiato era una persona che ad oggi, appena verificato, ha nel suo canale YouTube ben un video in cui dice che durante la pandemia, era il 2020, ha spostato la sua attività di network marketing prevalentemente online, avendone molti benefici. E quindi ha aperto questo canale YouTube, fornitissimo come vedete, per condividere questa esperienza tramite il consiglio di libri, interviste e racconto di storie di successo. Ottimo! Io stavo già macinando l'idea di fare video, quindi ho pensato, l'organizzazione Zanella, di cui faccio parte, promuove una formazione di sabato pomeriggio sull'opportunità di crearsi degli attivi lavorando online, mi darà sicuramente supporto. Non era da ieri che si collaborava, ma da ben 10 anni. 4. Telefonai loro per informarli della creazione dei due canali YouTube, per chiedere loro un'intervista. Non mi ascoltarono molto, ma mi dissero, mandami il link del materiale, verifico il canale e poi ti rispondo per l'intervista. 5. Dopo 2 mesi di totale assenza e disinteresse nei confronti del lavoro che stiamo portando avanti, mando loro un messaggio dicendo che era un grandissimo dispiacere che la community non potesse beneficiare della loro trentennale esperienza nel network marketing, ma me l'hanno insegnato loro. Io ho bisogno di organizzarmi e quindi pianificarmi le interviste. La loro intervista saltava perché ho già dato l'opportunità ad altre persone. 6. Risposta che arriva entro nemmeno 5 ore. Scusate se non ho risposto, sai dove te le puoi mettere le tue scuse. Ma attenzione a questa risposta, che quasi sono superati. Non vengo a fare l'intervista perché il tempo che ho lo dedico alle persone che vogliono sviluppare l'attività. Adriano Zanella, complimenti per questa risposta, Complimenti, ma per cosa credi che li facciamo i video? Perché stiamo qua a giocare? Complimenti Adriano, Torniamo al punto 1, formazione di sabato pomeriggio a tema sviluppa la tua attività con i social network. Il potere che oggi hanno i video va ben oltre il potere del pettegolezzo, che comunque ha moltissima forza.
Il pettegolezzo è una forma di network. Una persona lo racconta a due persone, ognuna delle quali lo racconta ad altre due, ognuna delle quali lo racconta ad altre due, ecco che tutta la città ne viene informata. Pensiamo alla forza di un video. Una persona lo condivide con un'altra, ma non nella stessa città. Bensì, poniamo il caso a Milano, la quale lo condivide con altre due persone di Napoli, le quali lo condividono con altre due persone di Pisa. Ed ecco diffondersi il video che tu hai registrato nella cucina di casa tua, in tutta Italia. Lo possono vedere persone che non conoscevano il network marketing, persone che ne volevano capire di più, persone a cui del network marketing non gliene frega una mazza, ma che a loro volta lo possono condividere per i loro motivi, magari perché è un video divertente, anche solo per farsi quattro risate in compagnia. Torniamo alla frase di Luca Mazzucchelli: intercetti persone potenzialmente in target in modo svincolato dalla tua presenza fisica. Un video creato 2 anni fa ti produce risultati, visite, like, commenti. A distanza di molti anni, da quel video potrebbero nascere nuove conoscenze, nuove amicizie, nuove collaborazioni. Chi del tuo video non apprezza nulla, il tuo hater, commentandolo può portarti nuovi visitatori. È la potenza dell'engagement. Ovviamente è necessaria la tua costanza. Lascia stare le scemenze che dicono gli altri e tu concentrati sul tuo percorso. Trova altre persone più sveglie. Pettegolezzi, video, tendenze della moda, articoli di un blog, il network marketing sfruttano il potere della legge di Metcalfe per duplicare i tuoi sforzi attraverso un network di persone. Seguendo il libro Il business del XXI secolo, impariamo come, per sfruttare il potere della legge di Metcalfe, devi far crescere il network duplicando te stesso in qualcun altro, proprio come te, un partner. Nel momento in cui siete in due, il valore economico del tuo network è al quadrato. Quando siete in tre, il valore economico del tuo network passa da 4 a 9. Quando i due individui che tu hai inserito sviluppano a loro volta altre due persone ciascuno, il valore economico del tuo network comincia a sembrare un razzo che decolla per la luna. Questo perché nel network marketing, così come nel video marketing, 1 più 1 equivale a 11, ovvero c'è un effetto leva pazzesco sul tuo tempo, sul tuo sforzo, sui tuoi guadagni. Questo significa costruire attivi. L'effetto leva c'è indipendentemente dalla tua presenza fisica e lavora per te, viaggia in tutta Italia e anche oltre l'Italia con le tue idee, i tuoi pensieri, la tua voce, anche se tu non sei lì. Gli 8 attivi che tu, come networker, costruisci parlano di te, del tuo stile di vita, dei tuoi guadagni, anche quando tu sarai crepato. Rende l'idea. Ecco gli 8 attivi. 1. L'istruzione finanziaria. 2. Lo sviluppo personale. 3. Amici in sintonia con i tuoi sogni e valori. 4. Il potere del tuo network personale. 5. Business duplicabile e scalabile. 6. La tua abilità di leadership. 7. Meccanismo per creazione di ricchezza autentica. 8. La capacità di vivere i tuoi grandi sogni. Oggi abbiamo trattato il punto 4, il potere del tuo network personale. Tu come hai creato il tuo network? Ti aspettiamo nei commenti. Potremmo collegarci su YouTube. Puoi iscriverti a questo canale e a quello Luciana Pellizzato Cambiamente, attivando la campanella. Entrambi trattano un argomento cruciale: l'atteggiamento. LinkedIn, puoi chiedermi il collegamento, magari con una breve nota, e seguire i miei 2 hashtag: Cambiamente e Educatrice Networker. Infanzia e network marketing sono collegati infatti a filo doppio
proprio con quell'atteggiamento potenziante che crea comportamenti funzionali indipendenti dai settori. Trovi anche il partner commerciale scelto perché potresti volerlo conoscere. Ti ricordo inoltre la newsletter Luciana Pellizzato Cambiamente. Cliccando al link in descrizione puoi compilare il form per ricevere ogni 2 settimane questa newsletter. Sia su LinkedIn sia nei 2 canali YouTube puoi trovare le interviste in cui dialoghiamo con mamma e papà, networker e professionisti dell'educazione. Per farti tante risate prima di una nuova settimana di lavoro, ogni domenica sera potresti collegarti al canale YouTube Davide Gallimberti per guardare questi video in versione backstage. Ore 21:30. Preparati al mal di pancia da risate. Ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video e la relativa anteprima.